Dico a voi, forestiero, avete portato niente da arrotare in questo paese. Non avete da arrotare una spada, non avete da arrotare un cannone. Non avete molto da arrotare in questo paese. Non molto di degno, non molto che valga la pena, non molto che faccia piacere. Arroterete bene dei coltelli, arroterete bene dei forbici. Coltelli, forbici. Credete che esistano ancora coltelli e forbici a questo mondo? Avevo idea di sì. Non esistono coltelli e forbici in questo paese? Né in questo paese né in altri. Io giro per parecchi paesi e sono 15 o 20.000 le anime per le quali arroto. Pure non vedo mai coltelli, mai forbici. Ma che vi danno da arrotare se non vedete mai coltelli, mai forbici? Questo lo domando sempre loro. Che mi date da arrotare? Non mi date una spada, non mi date un cannone. E li guardo in faccia, negli occhi. Vedo che quanto mi danno non può chiamarsi nemmeno chiodo. Fa piacere arrotare una vera lama. Voi potete lanciarla ed è dardo. Potete impugnarla ed è pugnale. Ah, se tutti avessero sempre una vera lama. Perché? Pensate succederebbe qualcosa? Oh, io avrei piacere ad arrotare sempre una vera lama. Qualche volta mi sembra basterebbe che tutti avessero dente e unghie da farsi arrotare. Li arroterei loro come denti di vipera, come unghie di leopardo. Ah, quanto costa? 40 centesimi. Quattro di pane, quattro di vino e le tasse. Quattro di tasse, quattro di pane e il vino. Quattro di vino, quattro di tasse e il pane. Ma perché? Non mettete tutto insieme e dividete dopo. Troppo rischioso. Qualche volta mangerei tutto, qualche volta mi berrei tutto. Tenete, volevo prendervi due soldi di più, ma Dio non vuole, erano questi due soldi che facevano la confusione. Due di pane, due di vino, due di tasse. Dovete scusarmi. Ho creduto di poterlo fare perché siete forestiero. Oh, non è nulla. Due soldi più o due soldi meno. È questione che uno non sa come regolarsi con i forestieri. Vi sono forse arrotini che fanno pagare 8 soldi in altri paesi. E uno rischia di danneggiarli. A far pagare 6. È bello il mondo! Immagino. Luce, ombra, freddo, caldo, gioia, non gioia. Speranza. Carità. Infanzia, gioventù, vecchiaia. Uomini, bambini, donne. Donne belle, donne brutte, grazia di Dio, furberia. E onestà. Memoria, fantasia. Come sarebbe a dire? Oh, niente. Pane e vino. Salsiccia, latte, capre, maiali e vacche.
topi, orsi, lupi, uccelli, alberi e fumo, neve. Malattia, guarigione, lo so, morte, immortalità e resurrezione. Ah! Che cosa? Straordinario! A-E-O-I-U-E! Suppongo. Troppo male. Offendere il mondo. Scusate, se uno conosce un altro che gli ha fatto molto piacere conoscere, e allora gli prende due soldi o due lire in più per un servizio che dovrebbe invece rendergli gratis, dato il molto piacere che gli fa di conoscerlo. Che cosa è quest'uno? Non è un uomo che offende il mondo? Oh! Grazie, amico. Uno qualche volta confonde le piccolezze del mondo con le offese al mondo. Ah! Se ci fossero coltelli e forbici, puntaruole, picche e archibugi, mortai, falce e martelli, cannoni, dinamite,